E rubiamo il camerino a Don Silvestro per parlare con Marco Simeoli. Ma che Eccoci. bello, buonasera. Buonasera, ciao a tutti. È È la prima volta che io e te ci incontriamo per un'intervista. vero, ci conosciamo da tempo però. È la prima È volta vero, però, è la prima infatti, volta. sì. Dunque, aggiungi un posto a tavola, uno spettacolo leggendario. Assolutamente. Finalmente al Teatro della Luna di Milano, Sì. fino al 31 di marzo. Tu sei Questa volta Crispino! sì. Questa volta sì! Sei Crispino, monellaccio, testa dura, insomma. Sì, capoccione, tirchio. Allora, siccome mi piace pensare di far vedere que che questo video venga visto dai più giovani, Sì. dai bambini che magari non conoscono ovviamente tutto, raccontaci chi è Crispino. Crispino è il sindaco di questo paese dove è ambientata questa favola meravigliosa che incanta il pubblico da tantissimi anni, dal 1974. Sindaco Crispino, un personaggio molto divertente, l'antagonista, quello praticamente che mette i bastoni, diciamo, tra le Eh ruote sì. al povero Don Silvestro che ha avuto da Dio, diciamo, la comunicazione di dover, diciamo, organizzare, per costruire un'arca. In quanto ha pensato di voler, diciamo, organizzare un secondo diluvio universale. Però il legname, ovviamente, chi ce l'ha? Ce l'ha il sindaco, e il sindaco non crede, voglio dire, in tutto questo. E quindi c'è sempre, diciamo, come nella tradizione famosa di Don Camillo e Peppone, c'è questa, Sì. diciamo, questo antagonismo, questo, diciamo, litigio continuo tra il prete e il sindaco, che non vuole darglielo questo legname. Poi alla fine glielo dà, però poi, ovviamente, diciamo, attraverso tutta una serie di contrasti, diciamo, di litigi, lui viene addirittura, diciamo, messo dentro una statua per non so quante ore, tant'è vero che comincia ad avere anche un po' di Dei bisogni problemi, dei bisogni fisiologici. fisiologici, che poi nel secondo tempo verranno anche, diciamo, esplicitati, insomma, ma non No, 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 sveliamo tanto, insomma. assolutamente. Però è un personaggio alla fine anche di, ovviamente, molto, molto divertente, che piace, diverte molto i bambini, soprattutto per alcune cose, tra cui il famoso colpo di, diciamo, di fulmine, col quale Dio, quando a un certo punto non ne può proprio E più, arriva, diciamo, gli arriva e lui si brucia completamente con un trasformismo che ancora oggi, nel 2019, colpisce e stupisce. velocissimo, tra l'altro. Velocissimo. Sì, devo dire la verità che molti mi chiedono come avviene. In realtà è un meccanismo molto semplice che loro si inventarono nel 74, ovviamente non ve lo svelo Ovvio, perché non non si si può. può, non si può, però diciamo è un momento molto divertente tra i tanti, perché poi il sindaco, diciamo, effettivamente è burbero, ma è molto simpatico. Poi Sì, è noi con Gianluca, vero. al quale io devo tanto il fatto praticamente di avermelo affidato dopo già aver fatto con lui nel 2009 Toto in Infatti, ne un'altra parlavamo prima io e edizione, lui. sempre con Gianluca Guidi, questa volta appunto il sindaco, un personaggio meraviglioso che quando ho cominciato a fare per le prime volte l'anno scorso, infatti adesso sono già tante repliche che lo facciamo, mi mise un po' di terrore, di panico, perché i precedenti Beh, attori che avevano grandi interpretato questo nomi, ruolo certo. erano stati talmente grandi che effettivamente io, insomma, ero veramente lì in punta di piede e speravo che almeno la cosa, insomma, andasse quantomeno bene, insomma, che Andata fosse, benissimo, diciamo, perché ti ho già passato. Perché tra visto. Paolo Panelli, Caspita. insuperabile, poi c'è stato Carlo Croccolo, poi c'è stato Enzo Galilei, che in questa Galilei. edizione Invece la voce di praticamente è lassù. passato alla voce di Dio. Quindi abbiamo fatto una staffetta, diciamo, Che ecco. meraviglia. Senti, tu sei attore, regista, autore, che ballerino anche, non lo so. No, ballerino Come ha influenzato la tua carriera questo spettacolo che ha 45 anni di vita? guarda, ha influenzato la mia vita in maniera che un pochino mi ha salvato. Ti dico perché sappiamo che nella vita capitano sempre dei momenti, diciamo, un pochino difficili, ma proprio in questi momenti difficili, soprattutto nell'altra edizione, è arrivato questo spettacolo con questa grande carica, con questa grande forza, con questa grande energia e soprattutto con questi grandi messaggi, comunque sia, che lancia di accoglienza, Vero. importantissimi, anche molto attuali.
ma talmente coinvolgente che devo dire la verità, è come se veramente in quel momento, come adesso, insomma, in quest'altra edizione, uno spettacolo che mi ha aiutato e mi ha Che sorretto bella cosa. veramente tanto. Quindi io me lo porterò nel cuore sempre, per tutta la Sempre. vita. Che bella cosa. Allora, fino al 31 di marzo qui a Milano al Teatro della Luna, invita il pubblico, perché devono venire a vedervi? Perché le favole assolutamente non si possono perdere. Questa è una delle più belle scritte da noi, un prodotto nostro, italiano Italiano. per eccellenza, che è esportato in tutto il mondo, una meravigliosa favola. Quindi per grandi, per piccoli, per tutta la famiglia. Quindi diciamo, venite a passare una bella serata con noi, a rivivere le emozioni di questa fantastica Una commedia. favola immortale. Una favola immortale. Grazie Marco, buon Grazie a te lavoro. Claudia, grazie a tutti. Ciao.